Grazie. Benvenute tutte e benvenuti tutti. Dunque ringraziamo anche European Alternatives D25 per aver scelto il Baobab come luogo per questo incontro, con Varoufakis, con Luigi De Magistris, neo sindaco di Napoli, che salutiamo calorosamente. Tanti romani vorrebbero essere cittadini napoletani in questo momento. Ci scusiamo anche per la precarietà, però ci sembrava anche giusto che condividessimo tutte e tutti la precarietà quotidiana che donne, uomini e bambini migranti devono subire in questa città. Noi ci siamo occupati in questo anno di migranti in transito, gente che arriva qui a Roma dopo viaggi di mesi, viaggi fatti di sofferenza vera, di campi in Sudan, di traversate del deserto, di campi in Libia, della traversata del mare. Ecco, sono in questi campi, vengono maltrattati, sono stati tutti purtroppo vittime di ogni tipo di violenza e troviamo ingiusto, oltre che ingeneroso, che un paese come l'Italia, che la capitale d'Italia, Roma, non sappia accoglierli degnamente. Noi abbiamo provato a dire due cose in questo anno. Abbiamo provato a dire che accogliere è doveroso ed è giusto e che ci sono modi diversi per accogliere. E che accogliere le migranti ed i migranti che passano a Roma in maniera degna è una cosa che non solo aiuta loro, non solo è appunto un dovere nostro, ma è una cosa che aiuta anche la costruzione di un futuro senza pregiudizi razziali, senza barriere, senza frontiere e senza confini. Noi ringraziamo davvero tantissimo Luigi De Magistris, Yanis Varoufakis, Lorenzo qui per aver scelto, come dire, il Baobab come luogo un po' simbolo di quello che si intende per città ribelli oggi. Ecco, noi crediamo che una nuova Europa possa solo nascere da un nuovo tipo di cittadinanza, da un nuovo tipo di solidarietà e da un nuovo tipo di attivismo. Grazie a tutte e grazie a tutti. Iniziamo subito. Un anno fa, in questi giorni, ci stavamo avvicinando alla grande lotta fra la Grecia di Alexis Tsipras e la Troika, quel percorso che ha portato allo straordinario referendum dell'OHI a Piazza Sintagma nel mese di luglio, alla successiva sconfitta di Syriza e alla storia che tutti quanti conosciamo. Da allora questo anno straordinario ci ha raccontato una Europa che è in piena trasformazione e a fortissimo rischio di implosione. Questa sera si celebra il referendum nel Regno Unito su Brexit, sull'uscita del Regno Unito dall'Unione Europea. Ma domenica si celebrano anche le elezioni in Spagna, dove Podemos e le forze che rappresentano sono accreditate al 25% con una straordinaria mobilitazione popolare che ha fatto di quel paese uno dei fari politici dell'Unione Europea di oggi. Ci stiamo confrontando con un momento di una rottura radicale. Il centro, la forma della grande coalizione, la forma che porta assieme il centrodestra e il centrosinistra per mantenere lo status quo, non regge più. È assediato da tutte le parti, purtroppo è assediato particolarmente da destra. Poche settimane fa, lo sapete meglio di me, un governo, un candidato quasi fascista stava per vincere le elezioni presidenziali in Austria. Marine Le Pen è il secondo partito in Francia. Polonia, Ungheria e Croazia sono guidati da governi apertamente di estrema destra e di reazione. La situazione in Europa è estremamente critica, ma al tempo stesso è anche una situazione che è piena di speranza. Non vediamo soltanto il lato negativo, ma anche il lato positivo, di grandi nuovi movimenti che si innalzano e in alcuni casi, come in Spagna, hanno anche la capacità e il coraggio di prendere il potere politico e di amministrare grandi città dello Stato spagnolo come Barcellona e come Madrid. Vediamo una nuova sinistra crescere in Polonia, in Slovenia, vediamo il lavoro che fa Jeremy Corbyn in Gran Bretagna, vediamo lo straordinario lavoro della scheda
in Portogallo. C'è un arco virtuoso che si sta andando a delineare a livello europeo, che dice sì, si può, si possono fare le cose diversamente dai partiti dell'establishment, si possono fare le cose diversamente dai partiti di destra reazionari o neofascisti, si può trasformare questo continente, si può trasformare il nostro paese e si possono trasformare le nostre città. Ed è spesso proprio dalla dimensione cittadina, in collegamento con una dimensione europea, che nasce e che nascono queste forze dell'alternativa oggi. Le due persone che abbiamo deciso di portare qui assieme rappresentano questi due approcci. Da un lato Yanis ha avuto lo straordinario coraggio di rispondere alla sconfitta di Syriza un anno fa, non ripiegandosi nei confini nazionali, non chiedendo un'uscita dall'euro, ma al contrario lanciando un grandissimo movimento che chiede niente di meno che la democratizzazione completa dell'Unione Europea, un movimento radicale ed europeista, un movimento che ha portato assieme grandi figure del mondo della cultura come Ken Loach, Assange, Brian Eno, e grandi figure del mondo della politica, dalla presidente di Die Linke Katja Kipping alla leader dei Verdi inglesi Caroline Lukács. E oggi qui a Roma parliamo anche di questo movimento e di come questo movimento si interfaccia con la dimensione cittadina. Tre settimane fa eravamo a Barcellona con Ada Colau e oggi siamo qui con Luigi De Magistris, reduce da una straordinaria vittoria che non è semplicemente una vittoria elettorale, ma una vittoria di popolo, una vittoria di una nuova maniera di fare politica che Napoli ci sta insegnando a portare avanti. Io inizierei forse con l'ospite che viene da più lontano, con Yanis, chiedendogli di raccontarci. Io forse partirei proprio dal posto in cui siamo. Prima di andare a parlare di Diem, prima di andare a parlare di Napoli, chiederei una battuta a Yanis e poi a Luigi sullo spazio in cui siamo. La crisi dei rifugiati, dei migranti che stiamo attraversando, le risposte anche a livello cittadino, penso alle città rifugio di Ada Colau che vediamo essere messe in campo, e che cosa si può rispondere a livello europeo e a livello cittadino per avere una politica, una proposta radicale e positiva a questa crisi. Politics. Sì, Napoli per tutti. La meglio Bruno. Europe's soul is being tried on our streets in the way that we are dealing or not dealing with the weakest member of our societies. Okay, I have to do it again. Europe's soul is being tested on our streets here in Rome, in Napoli, in Barcelona, everywhere where there are people who are weak, and especially people who have just come to our shores seeking refuge. So l'anima dell'Europa è minacciata. Prendere atto che le persone che vengono qui possono fare un contributo e questa è la situazione. Mi sentite? Ok. E quindi dobbiamo prendere questa situazione come uno spunto per affrontare la crisi. Europe is disintegrating. L'Europa si sta disintegrando. Because it cannot deal. Perché non può far fronte. With a crisis of its own economic design. Con la crisi del con la crisi economica del suo stesso che ha determinato lei stessa. We know that this is happening. Noi sappiamo che questo sta succedendo. When the greatest burden. Quando il peso più grande. Is placed on the weakest of shoulders. È messo sulle spalle dei più deboli. Last year with the crashing of Athens, the Athens Spring. L'anno scorso con la distruzione della primavera di Atene. Europe lost its integrity. L'Europa ha perso la sua integrità. A few months later with the refugees. Pochi mesi dopo con i rifugiati. It lost its soul. Ha perso la sua anima. We are reclaiming Europe's integrity. Noi stiamo richiamando l'integrità europea. And we're reclaiming Europe's soul. E stiamo richiamando l'anima europea. On the streets of our cities.
fra le vie delle nostre città. With our new politics. Con nuove politiche. With a neapolis. Con una nuova polis. And this is why it's so wonderful that Napoli. E questo è il motivo per cui è così meraviglioso Napoli. Is where it's happening today. Dove questo sta succedendo oggi. I bring you greetings from Barcelona. Io vi porto i saluti da Barcellona. From La Coruña. Dalla Corugna. From Cork and Dublin in Ireland. Da Cork e Dublino in Irlanda. From Idomeni, Lesbos and Piraeus. Da Idomeni, Lesbos e Pireo. Where the new politics of the street. Dove le nuove politiche della strada. Where the politics of the municipality and the city. Dove le politiche della municipalità e della città. Under the umbrella of a pan-European democratic movement. Sotto l'ombrello di un movimento pan-europeo. Is returning hope. Sta riportando speranza. From the north to the south and from the east to the west. Dal nord al sud e da est a ovest. Today. Oggi. There is a referendum in Britain. C'è un referendum in Gran Bretagna. The debate there, the democracy there. Il dibattito lì e la democrazia lì. Is poisoned by xenophobia. È avvelenata dalla xenofobia. It is poisoned by the failures of the European Union. È avvelenata dai fallimenti dell'Unione Europea. It is poisoned by the politics of the establishment in Britain. È avvelenata dalle politiche dell'establishment britannico. The people of Britain are not rejecting Europe. Gli inglesi non stanno rigettando l'Europa. They are rejecting the ways of Europe. Stanno rigettando le modalità europee. They reject the combination of authoritarianism and failed austerity. Rigettano la combinazione di autoritarismo e austerità. Austerity. The way in which Brussels, London, Paris, Rome are behaving. I modi in cui Bruxelles, Parigi e Roma si stanno comportando. Is poisoning Europe. Sta avvelenando l'Europa. And is causing its disintegration. E sta causando la sua disintegrazione. It's in the streets of Rome. È nelle città di Roma. Of Paris. Di Parigi. With Nuit Debout. In Barcelona. In Madrid. Madrid. In Dublin. In Athens. Atene. In Napoli. Napoli. In Warsaw. That we're going to reclaim the dream of shared prosperity. Che richiameremo il sogno di una prosperità comune. And we will know that we have done that. E sapremo che abbiamo fatto questo. When part of that shared prosperity. Quando parte di quella prosperità comune. Are the refugees and the migrants. Saranno i rifugiati e i migranti. Because after all, we are all migrants. Perché dopo tutto siamo tutti migranti. I salute you. Mi saluta. I salute Luigi. Saluto Luigi. I salute the people of Rome, the people of Napoli. Saluto the i romani, i napoletani. Of the network of our rebel cities. E le persone che fanno parte della rete delle città ribelli. That are reinvigorating democratic politics in Europe. Che stanno rinvigorando le politiche in Europa. Long live our cities, long live Italy, long live Europe. Allora, buonasera, scusate la voce ma è l'effetto collaterale di un combattimento significativo che abbiamo avuto fino a qualche giorno fa. Grazie di avermi invitato, a Lorenzo, Beppe ed altri, grazie soprattutto a Baobab per avermi voluto in questo luogo così simbolico, e quindi comincio da qui, sul concetto di precarietà. Io credo di aver vinto le elezioni nel momento di maggiore precarietà della mia vita personale e istituzionale, quando con un golpe istituzionale mi fecero fare il sindaco, mi tolsero le funzioni di sindaco, pensavano di avermi abbattuto, io mi chiesero che cosa avrei fatto da quel giorno, io dissi il sindaco di strada. Sono andato per strada, ho cominciato a fare 15-20 km al giorno, la gente napoletana mi dicevano non mollare, non mollare, non mollare.
e da precario sono ritornato nuovamente a fare il sindaco della città più stabile sicuramente d'Italia. È sicuramente la città più immobile, è talmente immobile che non c'è chiappa la mano. Non ci prendiamo. Allora, io voglio dire una cosa chiara, ma non perché la penso, ma perché l'ho praticata. Da quando sono sindaco di Napoli, a Napoli non si fanno sgomberi. Quindi quello che voglio dire in modo chiaro è che quando ci sono persone che si occupano di spazi abbandonati della città, quando ci sono persone che si riappropriano di spazi privati cronicamente abbandonati, quando ci sono persone che si occupano di spazi pubblici abbandonati, quando queste persone lo fanno non per un uso privatistico, ma per fare qualcosa per il bene comune, non stanno occupando un pezzo di città, ma stanno liberando un pezzo di città, e io gli vado a dare la mano e lo ringrazio. Non vado dal questore a chiedere lo sgombero. Questo è Luigi della giustizia che è stato eletto sindaco di Napoli, ma non perché lo dico adesso, ma perché l'ho praticato. Perché se oggi Napoli è a mio avviso un punto di riferimento per certi aspetti, e perché a Napoli tantissime persone, tantissimi abitanti, attenzione, non solo cittadini, abitanti della nostra città, hanno cominciato a riappropriarsi di spazi della città facendo cultura, facendo sociale, facendo politica, facendo economia, insomma dando un senso all'essere abitante della nostra città, in cui, come diceva prima anche Iannis, nella città di Napoli o nessuno è clandestino o siamo tutti clandestini. Quindi se qualcuno si sente a disagio da qualche parte, venga a Napoli, che Napoli in qualche modo è una città rifugio, cioè una città in cui noi... Allora, vi dico questo, ci stanno ancora tante mura da abbattere, ci sono ancora tanti fili spinati, un poco alla volta li stiamo abbattendo. Quello che noi però pensiamo è che nella nostra città non ci debba mai essere respingimento, che la persona che viene da altre parti del mondo, lo voglio dire in modo chiaro, non è un peso economico. Guardate, noi sindaci potremmo essere i primi a chiedere un limite, perché noi non ce la facciamo. Cioè noi non abbiamo i soldi per poter gestire tutto, ma le persone che come dire, interpretano la migrazione, la sofferenza, il disagio, il dramma, la tragedia del Mediterraneo che è diventato un mare di sangue e non più un mare di accoglienza, dico di fare solamente una cosa, andare ad agosto, quando stanno 45 gradi, andare nel porto di Napoli o andare a Lampedusa, andare al porto di Palermo, mettersi davanti a una nave, vedere scendere i bambini, vedere scendere le donne incinte, vedere scendere gli anziani, raccogliere le testimonianze di persone che ti dicono: io sto qua perché ho ammazzato un'altra persona su un gommone, perché se non l'ammazzavo io non mi trovavo qua. E voglio chiedere a quella persona: che cosa conta nella tua vita? Accogliere o trincerarti dietro al patto di stabilità, al fiscal compact, non tengo i soldi per accogliere? Aprite le porte delle case, delle chiese, dei luoghi e accogliete, perché di fronte a una tragedia noi dobbiamo accogliere. Guardate, il nostro paese è arrivato, e noi dovremmo essere l'Italia, la culla del diritto e della civiltà giuridica, siamo il paese in cui si è arrivati al punto di incriminare per favoreggiamento all'immigrazione clandestina alcuni pescatori siciliani che di fronte all'ordine di non prestare soccorso, di fronte all'ordine ti spariamo, di fronte a una legalità formale che ti diceva non devi accogliere, quelli hanno preso i pescherecci e hanno accolto le persone. L'etica e la giustizia sono più forti della legalità formale. Di fronte alla legalità formale che è contro la Costituzione bisogna ribellarsi. E questo Napoli è città ribelle, e Napoli è talmente fuori controllo che ha eletto un magistrato che dice questa cosa. Pensate un po' a Napoli, a Rosimari là. Cioè, guardate, è una cosa incredibile. È una cosa incredibile. Quindi, che cosa voglio dire? Poi mi fermo. Sono stato contento prima di venire qui di chiacchierare un po' con Iannis, perché quando ci fu la crisi greca, la città di Napoli si è schierata. Si è schierata in vari modi. Abbiamo fatto uno striscione enorme dove stava scritta: l'Europa la costruiscono i popoli e non i governi.
abbiamo cominciato a costruire umanità, reti. La comunità ellenica di Napoli a un certo punto mi ha dato anche, mi ha fatto diventare membro onorario di questa comunità, e noi abbiamo incominciato a ragionare sull'idea che soprattutto da sud, cioè dal Mediterraneo dell'Europa, Atene, Napoli, Barcellona, speriamo Roma, tante altre città, si possa costruire una rete di sindaci, di movimenti, di autonomie, di persone che possano dare finalmente, possano far cominciare l'inizio della fine di un'Europa che per 70 anni ha pensato solamente alle oligarchie, alla moneta unica, alle grandi transazioni finanziarie, ha pensato a liberalizzare merci, monete e transazioni bancarie, e si è dimenticato forse della cosa più rivoluzionaria e più importante, che sono le persone, i diritti e i popoli. Ecco perché noi siamo ribelli. Siamo ribelli perché vogliamo comunità orizzontali e non verticali, vogliamo l'Europa delle persone, l'Europa dei diritti, l'Europa della giustizia sociale. E chiudo su un dato, se volete poi ci ritorniamo. Non sono solo parole. Guardate, lo dico perché siamo a Roma, quindi non tutti chiaramente seguono le vicende napoletane. 3 anni fa, chiudo su questo il primo intervento, nella nostra città, a seguito delle politiche di austerità dell'allora governo Monti, che poi ho avuto a che fare con 4 governi tutti uguali da questo punto di vista, Berlusconi, Monti, Letta e Renzi, uno peggio dell'altro, a un certo punto, 3 anni fa, arrivò una circolare che disse: sindaco, non puoi più rinnovare i contratti alle maestre della scuola comunale di Napoli, devi chiudere gli asili nido, devi chiudere le scuole, non puoi più fare la refezione. Era una circolare che veniva dal governo. Io mi misi davanti a uno specchio: le scuole quando si chiudono? Si chiudono se c'è una calamità naturale, se c'è una guerra, se c'è un disastro. Ma posso mai chiudere le scuole perché me lo dice la spending review e il patto di stabilità? Ho detto: esiste una Costituzione, la Costituzione dice che c'è il diritto all'istruzione, e il diritto all'istruzione, io poi sono un piccolo giurista, mi hanno trasferito, ma quindi non sono un bravo giurista, però una cosa l'avevo capita, era la Costituzione. La Costituzione dice che ci sono alcuni diritti che sono più importanti di altri. Ve la dico facile: andai in ufficio, dici io faccio i contratti. Mi disse il direttore generale: sindaco, non lo puoi fare perché vai contro la legge. No, io lo faccio perché vado in difesa della Costituzione, è la legge che va contro la Costituzione. È iniziato, ve la faccio breve, è iniziato un conflitto, il direttore generale se n'è dovuto andare, ma ha denunciato Corte dei Conti, Procuratore Pubblico, Giudice del Lavoro, gli è andato male ovunque. Insomma, per farvela breve, ho fatto io personalmente gli atti di cui mi sono assunto la responsabilità. Abbiamo tenuto aperte le scuole, a differenza di altre città italiane più finanziate dove si privatizzano gli asili nido. Noi abbiamo tenuto la scuola comunale, abbiamo aperto altri asili nido e finanche abbiamo assunto 380 maestri, perché la lotta alla mafia comincia dalle scuole. Quindi abbiamo dimostrato che la Costituzione la difendono i cittadini, gli abitanti, i sindaci, e se una legge è contro la Costituzione, ti ribelli a quella legge, la disapplichi e applichi la Costituzione repubblicana. È una rivoluzione, l'ho fatta governando, l'ho fatta per strada e la faccio governando, ma siamo solo all'inizio, perché i problemi a Napoli sono tantissimi. Napoli non è diventata Berlino, attenzione, Napoli è piena di problemi, non è che il sindaco ha risolto i problemi, il sindaco ha ridato dignità insieme ai napoletani, e noi non ci faremo fermare da nessuna oligarchia, da nessun potere centrale, da nessun centralismo autoritario. È nata Napoli autonoma. Napoli autonoma, venitela a visitare, rendetevi conto, vedetevi le sofferenze, vedetevi i problemi, ma vedetevi anche le emozioni. Noi eliminiamo le SPA, siccome abbiamo governato senza soldi, l'unica SPA che abbiamo creato a Napoli è solo per amore, perché ammanza amore e passione, amore e passione non abbiamo altro. Grazie. Yeah.
Ti chiederei un altro intervento a testa e poi vorrei aprire anche questo dibattito a tutte le realtà e i singoli che sono qua con noi questo pomeriggio. Magari andando per entrambi un po' più sul futuro e sul che fare, se intanto Yannis tu ci puoi raccontare i progetti di DiEM nelle prossime settimane, nei prossimi mesi e come anche chi è qua come singolo attivista o come realtà sociale può parteciparvi. The mayor said it in one word. Il sindaco l'ha detto in una parola. Disobedienza. Disobedience on the streets. Disobbedienza nelle strade. In the city hall. Nella municipalità. In the Eurogroup. Nel gruppo europeo. Nell'Eurogruppo. Mahatma Gandhi showed the way of changing, of defeating a whole empire through disobedience. Mahatma Gandhi ha dimostrato che si può sconfiggere un intero impero con la disobbedienza. We want governmental disobedience in the European Union. Noi vogliamo disobbedienza da parte del governo nell'Unione Europea. We do not want the disintegration of the European Union. Non vogliamo la disintegrazione dell'Unione Europea. We want to save Europe. Vogliamo salvare l'Europa. From austerity. Dall'austerità. From misanthropy. Dalla misantropia. From the banks. Dalle banche. From the Eurogroup. From Dr. Schäuble. So the DiEM manifesto is very clear. Quindi il manifesto di DiEM è molto chiaro. This Europe is disintegrating. Questa Europa si sta disintegrando. We must save it. Noi dobbiamo salvarla. By democratizing it. Democratizzandola. By putting the demos. Mettendo il demos. Into democracy. Nella democrazia. We are not going to surrender to the sirens of a nation state. Arrenderemo alle sirene. We're like Odysseus. Like Odysseus, Ulysses. Okay. We are going to bind ourselves on the mast of the ship. Noi ci attaccheremo al maestro della barca. And we are going to disobey the sirens. E disobbederemo alle sirene. We're going to form through our pan-European agenda. Noi andremo a pan-European agenda. A creare un'agenda pan-europea. We're going to form a network of cities. Formeremo una rete di città. Of regions. Di regioni. Of governments. Di governi. We're going to stabilize the economy of Europe. Noi stabiliremo l'economia europea. By reversing austerity. Rovesciando l'austerità. With a new deal. Con un nuovo deal. New deal. A green new deal. Roosevelt. Throughout Europe. In tutta l'Europa. And above all else. E soprattutto. We will never forget. Non ci dimenticheremo mai. That this is not a project for the elites. Che questo non è un progetto per l'elite. It is not a project for the technocrats. Non è un progetto per i tecnocratici. And it is not a project for the experts. E non è un progetto per gli esperti. This is a project for citizens. Questo è un progetto per i cittadini. And the reason why Europeans have e la ragione per cui gli europei have turned against Brussels. Stanno contro Bruxelles. Is because Brussels is depoliticizing politics. È perché Bruxelles sta depoliticizzando la politica. And when you depoliticize politics. E quando si depolitizza la politica. You create toxic politics and bad economics. Si creano politiche tossiche e economie sbagliate. So this is where we start, on the street, on this pavement. Quindi qui è da dove iniziamo, da questa strada, da questo marciapiede. To prove that. Per dimostrare che. There is an alternative. C'è un'alternativa. Luigi,
rimettere il demos all'interno della democrazia, diceva Yanis. Una straordinaria, uno straordinario esempio dell'esperienza in Napoli è stato anche il rapporto fra amministrazione comunale e realtà sociale, autogestite, cittadinanza attiva, che ha determinato queste elezioni e determina anche la straordinaria esperienza napoletana. Quindi ti chiederei un po' di raccontarci di questo, visto che abbiamo anche tante di queste realtà napoletane presenti qui oggi e che interverranno a breve, e di dirci come può essere di ispirazione anche in altre città forse. Noi siamo partiti, ognuno di noi e tanti di noi, dall'autonomia di ognuno. Il concetto di autonomia è un concetto che a noi piace molto, sia a noi come amministrazione, ma anche nella nostra città. Qui non c'è stata mai nessuna pretesa egemonica da parte di nessuno. E devo dire, il fatto che poi ci sia a un certo punto incontrato, non è che è stata una strada in pianura o in discesa. Il conflitto sociale è qualcosa di importante. Io ho sempre pensato che il confronto, certe volte anche lo scontro, possono servire a raggiungere un punto di intesa a un certo punto molto alto. Quindi è stato un rapporto intenso, un rapporto. Io ho cercato sempre di guardare con grande interesse quello che accadeva in città. Quindi abbiamo innanzitutto messo dei punti chiari. Il primo, che l'ho detto prima, come amministrazione non avremmo mai tollerato la repressione del dissenso. Napoli avrà tanti limiti e tante difficoltà, ma non è una città del pensiero unico. Quindi abbiamo cominciato a ragionare sul fatto delle autonomie che si davano da fare nella nostra città. I ragazzi, soprattutto giovani, ma devo dire non solo, perché poi in tanti luoghi si è avvicinata anche tanta gente non più giovanissima, è accaduto qualcosa di straordinario, come dicevo prima, che indipendentemente dal sindaco, indipendentemente dall'amministrazione, certo, non dimentichiamolo che 5 anni fa io sono stato eletto sindaco, non comparivo negli exit poll, nessuno pensava che potessi vincere, quindi quello ha dato sicuramente una speranza a chi però ha deciso, e di questo io ne sono orgoglioso, di non dipendere dal rapporto con la politica. Allora quello che è stato straordinario, che in tanti luoghi, ne cito qualcuno ma non tutti, per non voglio dire fare un elenco, ma l'elenco è veramente enorme, e in tutti i quartieri della città, da quello che accade a Villa Medusa Bagnoli, a quello che è accaduto e accade nell'ex asilo Filangieri a Vico Maffei nel centro storico di Napoli, all'ex OPG a Mater Dei, a Scugnizzo Liberato, sono esperienze diverse e simili, cioè di persone che sono andate in dei luoghi che in alcuni casi erano sottovalutati anche, fin anche dall'amministrazione comunale, quindi come vedete c'è anche una riflessione critica. Penso all'asilo Filangieri, dove si è cominciato in una situazione di criticità e di difficoltà, siamo arrivati al punto di realizzare una delibera, la prima delibera in Italia, che addirittura è oggetto di studio a Barcellona, a Berlino, dove si parla di usi civici, dove si parla di proprietà collettive democratiche, cioè dove si parla di spazi pubblici che vengono utilizzati in modo autonomo da chi si è fatto carico di politiche che altri non hanno fatto per anni. E l'amministrazione ha deciso di non entrare in conflitto, di rispettarne l'autonomia, e chi la utilizza ha capito che l'amministrazione è un nemico, che il sindaco non è un nemico, e c'è una condivisione nel rispetto delle autonomie. Guardate quella delibera, andatevela a leggere, perché secondo me rappresenta un punto molto alto sull'ex asilo Filangieri. Quindi questo è un passaggio sicuramente importante, ma non finisce qui, perché noi crediamo moltissimo in quello che sta accadendo nei territori, le assemblee popolari, le esperienze di autogoverno, le esperienze di autodeterminazione, e in campagna elettorale ce lo siamo detti, abbiamo detto in una bella assemblea che è stata fatta a Piazza San Domenico, ce lo siamo detti in altri luoghi, ce lo siamo detti a Bagnoli. Nei prossimi 5 anni non è più nemmeno sufficiente il dialogo, l'ascolto, la consulta, la cosiddetta democrazia partecipativa del dialoghiamo. Io ho preso un impegno, cioè quello che al di là dei poteri, delle responsabilità e dei ruoli del Comune di Napoli, del Consiglio Comunale e delle municipalità, io credo si deve dare potere anche alle assemblee popolari, alle assemblee di territorio, cioè si deve aprire una nuova pagina. Cioè, vi faccio un esempio, ma non mi limito nemmeno al bilancio partecipato. Cioè, che cosa bisogna fare, per esempio, di questo luogo? Lo decide la città, lo decide il territorio
e se c'è un pezzo di patrimonio comunale che si trova in un quartiere di Napoli, facciamo un esempio di un quartiere pianura, non è l'amministrazione da sola che decide, ma va sui territori e chiede ai territori: voi che cosa vorreste fare di questo spazio abbandonato? E quella decisione è vincolante per l'amministrazione, cioè non è solo una fase consultiva come è stato finora, cioè noi siamo molto avanti, questo vi vorrei dire, perché siccome anche il sindaco è un bersaglio mobile, i giornali e i media nazionali non ne hanno parlato. Se votate a Roma, se votate a Milano, se votate a Torino, se votate a Bologna, ma se vedete nei telegiornali nazionali, te sembra che a Napoli, per sbaglio, mentre i napoletani si venne alla parte nata e migravano nella loro città, qualcuno li ha chiamati in una cabina elettorale e loro per sbaglio hanno votato a De Magistris. Cioè, questo sembra lo scenario nazionale. Vi vorrei un attimo fotografare per farvi capire la forza del popolo e come noi a Napoli stiamo anche cercando di sovvertire il concetto di potere forte, perché se anche Renzi dice di essere vittima dei poteri forti, io non posso parlare più poteri forti, quindi io non sovverto il termine e dico che il potere forte a Napoli domenica è stato il popolo, la sovranità appartiene al popolo, articolo 1 della Costituzione Repubblicana che loro vogliono cambiare. Allora, e non è populismo, però vi vorrei consegnare una fotografia come un titolo di coda. Al primo turno, noi perché qua ci sono anche amiche, amici, compagni e compagni che ci hanno aiutato, ognuno a modo loro, poi ci voglio tornare proprio un secondo, anche con un'esperienza del momento elettorale. Io non è che avessi contro l'uomo qualunque al primo turno, a parte il dato che abbiamo governato per 5 anni senza un euro, in una città in dissesto, hanno cercato di tutto per farci cadere, non abbiamo privatizzato i servizi costituzionali, abbiamo internalizzato il patrimonio, non so come mai, ma siamo l'unica città d'Italia che ha rispettato il referendum sull'acqua pubblica e siamo l'unica città d'Italia che abbiamo trasformato una società per azione in un'azienda di diritto speciale, una città che non è sempre legata al sistema, dove il sindaco non ruba, fino anche contro la corruzione e contro le mafie. Questo è il quadro. Noi avevamo al primo turno contro il Presidente del Consiglio che ha scelto Napoli per fare la campagna elettorale, ministri della Repubblica che mai come in campagna elettorale si sono visti a Napoli, tanto che a un certo punto ho avuto il sospetto che avessimo proclamato Repubblica, perché ho detto stanno talmente tanti ministri che mi pare una situazione paradossale. Il candidato del Partito Democratico, il candidato del centrodestra di Forza Italia, i poteri finanziari, la stampa l'abbiamo avuta praticamente tutti contro, finanche, e mi dispiace, il Movimento 5 Stelle ha schierato un suo candidato, certo, con un cognome non molto forte nella città di Napoli, Brambilla, ma comunque l'hanno schierato, attenzione, l'hanno schierato. Io a un certo punto a chi tenevo? Tenevo quella gente che anche mi criticava, sindaco questo non funziona, sindaco la buca, sindaco l'albero, perché a Napoli i problemi sono enormi, che però ci hanno accompagnato alla vittoria. Ecco perché non vogliono parlare di Napoli, ecco perché in modo colorito dissi in un comizio qualche settimana fa che hanno paura di Napoli, hanno paura di Napoli perché a Napoli è accaduto qualcosa di incredibile, che un'amministrazione, un sindaco, una squadra è entrato in una fase di connessione non più solo sentimentale, perché l'affetto non è una cosa secondaria, cementificare rapporti umani. Io quando giro per strada non tengo 700 poliziotti e il metal detector, e guardate che a Napoli la gente non è dolce sale, a Napoli la gente, cioè la gente ti critica, attenzione, non è facile, ci vado per strada, quindi abbiamo cementificato rapporti umani e la connessione sentimentale finanche è diventata politica, perché abbiamo vinto, è l'unica esperienza in Italia in cui si conferma un sindaco che per 5 anni hanno fatto di tutto per piegarlo, per spezzargli la schiena, per isolarlo, per metterlo in difficoltà, gli hanno teso gli ami avvelenati e noi che cosa abbiamo fatto? Quel sistema l'abbiamo, come dire, tenuto lontano, finanche l'abbiamo preso a calci e siamo andati per strada. E guardate, per strada trovi la precarietà, ma trovi anche la centralità umana. Se noi ricominciamo dalla strada, ricominciamo dal popolo, dalle assemblee popolari,
dai territori, dai luoghi liberati, secondo me non ci ferma più nessuno. Ed ecco perché hanno paura. E se noi ci mettiamo in rete, se la ribellione si mette in rete, se l'autogoverno diventa esperienza collettiva, se andiamo a togliere i guinzagli ai popoli calabresi e lucani che soffrono, noi dobbiamo dare cesoie per spezzare i guinzagli. Guardate, il guinzaglio è il blocco sociale, culturale, borghese, politico e finanche mafioso che governa in pezzi significativi del nostro paese. Guardate, noi siamo intrisi di mafia. La mafia sta dentro alle istituzioni, ma in modo forte. Ecco perché l'unico movimento di liberazione è questo. Io non credo ai riformismi interni, le rottamazioni. Scusa, posso chiudere su qui? La rottamazione. Ma io ho visto operazioni di saldatura che manco il più grande metallurgico napoletano era in grado di fare. Altro che rottamazione. Poi dopo la saldatura se ne esce con lanciafiamme. Rottamazione, saldatura, lanciafiamme. Ma quell'operazione di saldatura l'ha fatto quello che propone lanciafiamme. È come se dicesse: mi tiro il lanciafiamme. Allora io dico: noi siamo altro. A noi non ci interessano i vecchi movimenti politici, i raggruppamenti istantii. A noi ci interessa costruire un modello che non c'è mai stato. Se il modello non c'è mai stato, se voi mi fate la domanda che cosa farete, io vi rispondo: non lo so, lo decide il popolo insieme a noi, insieme decideremo che fare. Io aprirei a questo punto il dibattito anche per dare modo ad alcune delle realtà a cui accennava Luigi di esprimersi e di partecipare a questa discussione, per poi chiedere a Yannis e a Luigi di chiudere brevemente. Non vogliamo farla lunga anche perché stiamo in piedi, è molto caldo e vogliamo tenere i tempi abbastanza serrati. Immagino che vorrete parlare in tanti, non riusciremo a farvi parlare tutti, vi chiedo di stare veramente in tempi rapidissimi in modo tale da poter permettere a più persone di esprimersi e poi da ridare la parola a Yannis e a Luigi. Io so che si erano, eccola già, prenotata una, insomma ti presenti da sola, ma una della realtà a cui Luigi accennava un attimo fa e che adesso sei interna, vieni pure qua, all'amministrazione comunale come consigliera. Eleonora! Sì, sarò rapidissima così riusciamo a parlare tutti. Io sono Eleonora De Maio, ne ho eletta consigliera comunale con Luigi De Magistris, ovviamente. Però sono e sarò innanzitutto un'attivista dei movimenti sociali napoletani. Poi io credo che questa amministrazione sia l'unica che consente, come dire, di non perdere per niente quello che era in qualche modo il passato, il presente e la storia dei movimenti sociali napoletani. Noi continueremo a stare nelle piazze, continueremo a animare i conflitti della città, lo faremo come se sapendo che quello è uno strumento in più per rafforzare la potenza dei movimenti. Colgo l'occasione della presenza di Yannis e di Luigi per dire due brevissime cose. Allora, io credo una cosa, noi dobbiamo, in una giornata storica per l'Europa, che è, come dire, la giornata in cui si discute del Brexit in Gran Bretagna, dobbiamo, come dire, riconoscerci innanzitutto nei luoghi in cui sta succedendo la rivoluzione delle città ribelli. Guardate, non è un caso che la rivoluzione delle città ribelli è ben geolocalizzata, accade in tutti i paesi del sud Europa, che sono stati paesi che negli ultimi anni sono stati maggiormente tartassati dall'austerity, dalle governance europee e dal neoliberismo finanziario. Sono anche i paesi che però attraverso i movimenti sociali e non innanzitutto attraverso le istituzioni, ma attraverso i movimenti sociali sono stati capaci di costruire un'alternativa all'Europa dell'austerity, del neoliberismo e della finanza che parlasse di accoglienza, che parlasse di solidarietà, che non chiudesse i muri, ma che invece aprisse ai migranti. Le coste del sud Europa, questo per fare un esempio, come dire, plastico di quello di cui stiamo parlando, sono le coste su cui arrivano i migliaia e migliaia di rifugiati che arrivano appunto dalla Grecia, arrivano in Sicilia, e sono i luoghi in cui in questo momento si sta sperimentando l'alternativa. Perché partire dalle città? Perché le città rappresentano un'effettiva possibilità di riscossa? Guardate, io qualche mese fa sono stata ai Domeni, Yannis la citava quel campo. I Domeni è in Grecia, mi vi assicuro che nella percezione di chi è in quel campo è un luogo che non esiste, perché del destino di quelle donne e degli uomini non decide il governo greco. E non decidono chiaramente, figuratevi, nemmeno le città che sono a ridosso, Salonicco è la più importante.
decide l'accordo EU-Turchia, quindi uno dei due partner è un governo, tra l'altro genocida, assassino, di questo stiamo parlando, del destino di quelle donne e di quegli uomini, decide quell'accordo. Che significa questo? Che viviamo una fase storica in cui il potere degli stati-nazione è assolutamente azzerato. Resta una cosa, restano le città, restano dei luoghi che, non a caso, che il fiscal compact ha trasformato in luoghi di conflitto. Perché se tu ci togli tutto, e allora noi facciamo le barricate, e allora noi costruiamo da soli, dal basso, e con sufficiente energia quella che è l'alternativa alla città, e costruiamo le città che vogliamo, la rete delle città ribelli. Chiudo su questo. Io faccio solo un invito a tutti e tutte quelle che insieme a me, insieme a noi, parteciperanno alla costruzione di questo grande network di città ribelli europee. Non perdiamo mai di vista i territori. Quando andiamo in Europa, non trasformiamo questo processo in un processo per addetti ai lavori. Andiamo a costruire l'Europa delle città ribelli a partire dalle periferie di Atene, dalle periferie di Barcellona, dalle periferie di Napoli, perché noi vinciamo contro il governo centrale europeo, il comando della Banca Centrale, soltanto se le centinaia di migliaia e milioni di cittadini e cittadine coinvolte nei processi ribelli delle loro città vengono coinvolti anche nel processo di smantellamento dell'Unione Europea. Se questo feedback non si crea e se in qualche modo questi sono due processi paralleli, noi non vinciamo e l'Europa continua a governare su di noi. Per questo questo processo deve essere dentro i territori, territorializzato e deve essere, come dire, profondamente ancorato a quelle che sono le rivoluzioni di cui ben parlava Luigi, che sono quelle che stiamo facendo a Napoli, quelle che si stanno facendo a Barcellona e sono convinta in tantissime città governate da Siriza in Grecia, che certamente sul livello nazionale ha vissuto di difficoltà notevoli e che stiamo facendo anche scelte particolarmente rovinose e sanguinose. Ma che magari nelle città, e sicuramente sarà così, in Grecia sta sperimentando dei governi altrettanto ribelli. Noi dobbiamo tessere le mani e stringere accordi tra queste città e, come dire, e potenziare il network delle città ribelli dentro gli spazi metropolitani stessi. Prenderei ancora un paio di interventi di realtà napoletane che stanno vivendo in prima persona questa esperienza e poi apriamo per alzata di mano anche a tutti quanti. Io vedo Giuseppe Micciarelli coinvolto in primissima persona. Giuseppe dell'asilo di Massa Critica. Ma guardate, succede in questi giorni una cosa divertente, che un sacco di persone che incontro sul luogo di lavoro, all'università, per strada, quindi mi fanno gli auguri. Bravi, bravi, auguri! Noi non ci siamo candidati, io non mi sono candidato da nessuna parte. E la gente mi fa gli auguri come se avessimo vinto le elezioni, perché così, le abbiamo vinte. E da questo punto di vista è la stessa empatia, io me lo sono ricordato, che ci stava quando chiamavo gli amici greci, quando ci stava il referendum, ma gli facevo gli auguri, gli facevo i complimenti. Ora, il fatto queste vittorie, il fatto che le sentiamo dappertutto, in tanti, quando il basso segue l'alto. Ora sta a voi, perché noi vi staremo dietro come forza propulsiva. Okay, io prendo un ultimo paio al volo di interventi e di testimonianze importanti da Napoli, poi apriamo a tutti quanti. Credo che sia veramente importante dimostrare come l'esperienza napoletana non è il frutto semplicemente di una persona, ma di un suo movimento popolare che deve anche influenzare e direzionare ciò che va fatto in Italia. Io sono Raffaella Cacello di ACT Campania, poi passiamo a Bagnoli e poi apriamo a una dimensione nazionale ed europea. Ho visto Giulietto Chiesa, quindi il braccio va bene. Facciamo parlare i giovani, noi vecchi che fanno parlare i giovani. Sì, sì, sarò brevissima. Lo diceva Lorenzo, io sono Raffaella Cascello di ACT e naturalmente le sollecitazioni che venivano dalle cose che diceva sia il sindaco Luigi De Magistris che Janus Varoufakis ci mettono nella condizione di dover fare uno sforzo di credibilità. Lo dico perché i tempi di questa politica sono tempi non credibili, è evidente che il dramma che attraversiamo in tutto il paese, da nord a sud, in maniera indifferente dal posizionamento geografico, è la non credibilità della politica. Quindi lo scatto ulteriore, l'intelligenza collettiva da mettere insieme e da sviluppare, deve avere come cardine la credibilità dell'alternativa, deve riuscire a costruire in maniera costante, intelligente, a partire da sud, che per me è una prospettiva seria, meridiana, e per noi lo è, per Luigi De Magistris lo è,
qualcosa che possa realmente raccontare la differenza e il pensiero differente. Lo dico perché, per esempio, da Napoli, oltre alle sperimentazioni delle realtà che naturalmente hanno avuto gran voce durante questa campagna elettorale, c'è anche un popolo che si è messo in cammino. L'ha fatto proprio per contrastare le mafie di cui parlava Luigi De Magistris, l'ha fatto proprio perché deve raccontare che c'è esigenza di un riscatto collettivo. In fondo questa amministrazione e chi la rappresenterà racconterà bene questo processo. Perché è un processo che ha messo veramente le mani nei quartieri, nelle contraddizioni reali che lo attraversano, una città dove ancora continuano a morire i cittadini e le cittadine per mano di pistole mafiose. Ed è evidente che noi dobbiamo combattere questo sistema, lo dobbiamo fare con la politica, lo dobbiamo fare con la credibilità, lo dobbiamo fare con l'intelligenza di avere una visione collettiva, a partire dalle visioni della città, a partire dall'idea di costruire non una sperimentazione, ma un modello vero, credibile, che parta dalla degenerazione urbana, che si interroghi sulla necessità di ricostruire la dignità dei nostri quartieri martoriati e flagellati da 30 anni di malgoverno. E a partire da questo, probabilmente, lo diceva bene anche Peppe nel suo intervento precedente, in Campania la situazione non è così omogenea, c'è Clemente Mastella ma c'è pure De Luca. Noi li dobbiamo sfidare, loro per far capire che esiste un'alternativa e che questa alternativa non si chiama solo Luigi De Magistris, non si chiama solo il sostegno alla sua campagna elettorale, ma si chiama riscatto popolare vero, dal basso, credibile, intelligente e per una volta che è in grado di alzare veramente la voce, di farlo sul serio, di restituire per l'appunto senso alla politica e soprattutto di mettere in campo delle proposte concrete che siano in grado di modificare la vita delle persone come si è fatto con l'acqua pubblica, come si è fatto con le delibere di uso civico, come si è fatto con tutte le cose che sono state fatte in questi 5 anni. Luigi, noi abbiamo bisogno di fare questo passo in avanti, penso che lo dobbiamo fare noi per la città di Napoli, ma per tutta la regione Campania e per tutto il paese. Se posso chiedere ai ragazzi dell'ex OPG di Bagnoli di venire, io intanto mi chiedo scusa in primis perché non tutte le esperienze napoletane possono essere rappresentate qui parlare e in secundis per tutti quanti quelli a cui non riusciremo a dare la parola. Scusateci, però questi sono i tempi, questa è anche la dinamica un po' assembleare che abbiamo dato questa serata, però pensiamo che sia importante avere una dimostrazione di prima persona di ciò che si è fatto. Allora proverò a rubare veramente 2 minuti, anche perché in parte alcune cose sono state accennate, ma noi abbiamo necessità dai territori resistenti, da quei quartieri che hanno resistito in questi anni, di ribadirle. Il risultato che c'è stato in particolare non è stato meramente la vittoria di Luigi De Magistris, ma in primis la debacle del Partito Democratico, che a Bagnoli, a Fuorigrotta in particolare, il partito di governo, il partito dell'austerity, ma soprattutto il partito dell'inquinamento, della devastazione ambientale, di coloro i quali con la giacca e cravatta hanno portato in questi anni a far morire migliaia di persone di malattie tumorali nei nostri quartieri. E Luigi prima lo diceva bene e noi lo ribadiamo, a Napoli c'è un'anomalia e non è mai troppo ricordare che questa anomalia non passa per il fatto che a Palazzo San Giacomo o nei luoghi istituzionali, dei processi classici di decisionalità, ci sia un uomo o un altro. L'anomalia sta proprio in quelle lotte che non solo in quel giorno qualcuno appunto ha dato voce anche in quella cabina elettorale questo cambiamento, ma soprattutto in quei 5 anni e soprattutto nei primi 3 in cui ci sono stati contraddizioni, limiti, contrasti e lotte, soprattutto in quelle piazze e in quelle barricate che dal 7 novembre a Bagnoli fino al 6 aprile hanno cacciato Renzi, non solo perché qualcuno non si è seduto nelle schifose cabine di regia come il commissariamento di Bagnoli, ma hanno alzato barricate, hanno messo corpo, gambe e testa dietro quelle barricate, hanno resistito lungo il lungomare di Napoli, hanno cacciato il governo Renzi e l'hanno mandato davvero a quel paese. Quindi noi, se stiamo qui oggi ad intervenire per dire che se a Napoli oggi c'è l'anomalia, noi questa anomalia proveremo a trasformarla in alternativa. Per questo, come massa critica, abbiamo pensato di non investire direttamente con consiglieri nelle municipalità o altro, ma legittimamente abbiamo fatto un discorso, quello di rompere nella campagna elettorale, di porre i temi, i bisogni, i temi che hanno contrastato appunto queste lotte, e da ora in avanti continueremo fiato sul collo a far sì che questa anomalia si trasformi in un'alternativa reale
e noi sappiamo che l'alternativa purtroppo non passa per le compatibilità istituzionali, ma l'unica alternativa passa con quella rattura. Non c'è nessuna democrazia in questa Unione Europea, non c'è nessuna democrazia nel sistema del capitale, l'unica alternativa è rompere definitivamente le catene di un sistema capitalistico che non ha più nulla da dare ai bisogni. Dall'Europa fino a Bagnoli concludiamo dicendo: hanno perso adesso anche sul piano della legittimità borghese delle istituzioni, a Bagnoli verrà ritirato il commissariamento e torneremo a Roma di nuovo a chiedere al governo appunto di ritirare il commissariamento e a ottobre di dire a questo governo di andarsene a casa dal referendum costituzionale prima alle piazze per sfiduciare dal basso il governo. Ciao, ciao a tutti, sono dell'ex OPG, sono pazzo di Napoli. Mi dispiace che, grazie un po', mi dispiace che interveniamo pure noi perché pare che Napoli è venuto a qua. Però io ve lo voglio dire, rassegnatevi, è iniziata la colonizzazione, cioè, già siamo andati ad emigrare, diciamo, in tutta Italia per trovare lavoro, poi emigriamo, diciamo, per portare un po' di sana politica. Io a questo punto no, veramente non vi voglio tediare, dico tre cose, perdonatemi se non faccio ragionamenti complicati. La prima, il giorno dopo le elezioni, la dico a Luigi, ci hanno chiamato da tutta Italia, hanno detto compagni della sinistra antagonista, compagni come noi, diciamo comunisti che non hanno mai smesso di essere comunisti, pure quando non si portava ci hanno fatto, Guagliuccia, da ricere a Gigino, dovete dire a Gigino che non sa da caca sotto, non deve avere paura. Non deve avere paura, questo è il momento di osare, perché io dico un dato, ci consegnano queste elezioni, ha detto bene Eddie, il PD, la difficoltà del PD, mo stanno tutti a vedere come devono recuperare, Prodi, D'Alema, vogliono fare il centro-sinistra, recuperare il radicamento sui territori, ma io qua una cosa ci dimostrano le istituzioni, le elezioni, se la sinistra va da ceto politico, da poltronari, da riciclati, fa la fine che si merita in tutte le città dove l'ha fatto, perché questa gente non l'abbiamo mai vista in una lotta, mai visto protagonista. Dove va invece con la credibilità di chi ha fatto le cose, di chi ha saputo relazionarsi, di chi ha saputo capire, anche se venivano da storie diverse, noi siamo insieme alle parrocchie di base, ai meridionalisti, a gente che dico la verità, io nella mia vita non avevo mai incontrato, eppure adesso in questo momento ci sentiamo parte di una stessa battaglia, allora là si vince, e questa roba la si può fare in tutta Italia, perché in tutta Italia ci sta un esercito, ci stanno bande che sono frammentate, aspettano soltanto di ritrovarsi in un progetto comune e sono pronte a lottare con tutta la determinazione su tantissimi territori. Noi questo dobbiamo costruire in questo momento nel nostro paese, con coraggio, a partire dalle sperimentazioni concrete. L'ultima cosa, scusate, finisco. Qua non basta prendere il potere politico, si prende il potere politico, abbiamo l'esempio della Grecia, ce lo può dire Yanis, col potere politico soltanto ti fanno quello che hanno fatto a Luigi e domani Luigi c'ha ragione, dice io sono un bersaglio mobile, lo possono fare fuori un'altra volta. Allora se noi non siamo in grado di ripartire dai territori, dalla presenza sui posti di lavoro organizzata, combattiva, di creare intorno a una figura, a un leader che in questo momento ha la credibilità di proporsi, un movimento popolare forte, che quando l'Eurogruppo arriva e dice io ti minaccio la guerra civile, ti taglio i rifornimenti, ti chiudo le banche, il popolo si inizia ad auto-organizzare a partire dai posti dove sta e distribuisce cibo e requisisce cibo se serve, perché noi di questo abbiamo bisogno, di creare un'organizzazione popolare che non basta, deve prendere il potere politico, deve arrivare al governo, ma deve distribuire quel potere e darlo ai territori, non solo come si sta provando a fare a Napoli, ma su tutta Italia. A quel punto non ci ferma più nessuno. Grazie. Perfetto. Io prendo un po' di interventi, vi dico subito che non riuscirò a farli tutti, ho una lieve preferenza di genere per gli interventi di donne per cercare di bilanciare anche questo dibattito. Con la mano alzata ecco, con Eleonora, dai, torniamo a parlare anche di ed esclusivamente di Europa da una prospettiva del Parlamento europeo. Ciao a tutti e a tutti, ciao Yanis, ciao Gigi, io sono appena arrivata da quel luogo, il Parlamento europeo, che è, diciamo, a Bruxelles, che ha l'unico vantaggio di essere un po' più fresco di qui oggi, diciamo, per il resto è assolutamente un luogo tetro e soprattutto un luogo svuotato. E faccio un esempio, ne ho avuto modo di parlare con Luigi proprio in campagna elettorale. Io mi occupo di commercio internazionale, mi occupo di TTIP. Quando ho chiesto di consultare
gli atti del TTIP sono stata praticamente perquisita e sorvegliata durante la consultazione degli atti. Il ministro Calenda pochi giorni fa ha dichiarato che è bene che il Parlamento italiano non decida sul CETA, che è il trattato di commercio con il Canada fratello del TTIP, e credo che Diem abbia fatto benissimo a lanciare la campagna di Transparency esattamente sulla questione del TTIP. Perché dico questo? Perché evidentemente la rappresentanza anche in Europa è una rappresentanza svuotata, e penso che come sinistra abbiamo fatto per troppo tempo l'errore di misurarci esclusivamente sul terreno della rappresentanza. Io penso che l'esperienza di Napoli ci parli di un'altra cosa, ci parli di un popolo che prima che porsi il problema del governo e prima di porsi il problema della rappresentanza si pone il problema di riprendersi il potere dal basso, si pone il problema dell'autogoverno. E allora a me il percorso delle città ribelli parla non di una sinistra della rappresentanza, non di una sinistra di governo, ma di una sinistra di autogoverno che annulla la distanza tra rappresentanti e rappresentati. E questa è secondo me la scommessa che dobbiamo vincere. Prima qualcuno chiedeva come uniamo il micro e il macro, per me che sono a Bruxelles e Strasburgo è un elemento importante, come ci riprendiamo l'Europa. Anche io penso che il tema sia la democratizzazione, che la democratizzazione si costruisce attraverso la ricostruzione di un demos del conflitto nella lotta di resistenza al neoliberismo, ma penso allo stesso tempo che noi abbiamo una traccia. Per me questa traccia viene da un Gramsci un po' rivisto e riletto. Gramsci parlava di nazionale popolare, io voglio parlare di meridionale popolare, perché non è un caso che l'Europa del Sud è quella che stia esprimendo una capacità di ribellione. Lo vediamo a Napoli, lo vediamo a Barcellona, abbiamo visto la capacità di conflitto che si è espressa in Grecia e speriamo domani in Spagna. Allora io penso che intendere il Sud non come un posizionamento geografico, non come un posizionamento identitario, ma come una capacità di resistenza, come un progetto fatto di accoglienza, sia una strada importante per unire le città ribelli all'altra Europa possibile che dobbiamo costruire. Grazie Manola. Magari ne prendo già un paio mentre vieni qua, così ne prendo un'altra. Vieni, una donna. Una donna, tua. Mentre cammina. No, solo una domanda. Falla, dai. Falla. Perché non parlate della Francia? Quando parlate, perché non parlate della Francia e di Parigi? Arriviamo, facciamo uno o due. Parigi. La rivolta, perché noi sotto... ce l'ho fatta. Allora, velocissimo, volevo ricordare che in Inghilterra oggi è in corso un referendum. Noi avremo un referendum pericolosissimo da combattere, da respingere entro ottobre. Credo che questo possa essere un terreno comune di lotta e di ricomposizione politica e sociale. Guardate, in questo referendum ci sono due profili pericolosissimi: la concentrazione di potere nel regime del primo ministro e l'espulsione dalla Costituzione dei diritti sociali, che sono quei diritti che distribuiscono potere. Allora io dico che se noi perdiamo la battaglia referendaria non solo rischiamo di uscire dall'Europa che immaginiamo, ma rischiamo di uscire dalla democrazia. Allora la domanda che faccio a tutti quanti voi, a Luigi e Yanis, voi come pensate di schierarvi nella battaglia referendaria nazionale, ma che riguarda l'Europa, e se pensiamo insieme di poter fino a ottobre respingere il governo e la riforma autoritaria costituzionale. Grazie mille. Io teniamo la barra anche un po' sulla dimensione europea, sia a livello di reti di città che a livello del lavoro che sta facendo Diem, ma so che il prossimo intervento ci aiuterà a farlo. Si arriva al campo. Ma volevo intervenire, volevo solo dire che non capisco perché non si è mai citata la Francia e Parigi, le manifestazioni che ci sono proprio oggi. Brava! Io prendo magari un'altra domanda di intervento, vedo una mano in fondo, vai. Se c'è un altro, mentre... Una mano? Claudio, vai, uno, due, e poi dopo chiudiamo e chiediamo a Yanis e a Luigi di fare... qualche pensiero. Ciao a tutti, la mia è proprio una domanda molto specifica, sia a Luigi che a Yanis che anche a Eleonora, che proprio ha fatto un'esperienza bellissima, perché più dal basso non si può. Volevo chiedervi,
E come facciamo in un momento in cui ci si prova a ripartire, ma spesso ci si scontra contro un'ingessatura, una frammentazione di sigle, liste, listini, nomi, che ognuno coltiva il proprio orticello, come si fa a provare a superare queste cose, ignorarle anche e fare qualcosa di senza paura, qualcosa come è successo a Napoli, qualcosa come sta succedendo adesso a Parigi? Come facciamo a buttarci in piazza senza appartenenze a fare il nostro nuit debout? Grazie mille. Claudio. Ciao a tutte e tutti. Guardate, io credo, prima Luigi diceva, la sovranità appartiene al popolo. Noi dobbiamo sapere però che nelle battaglie che portiamo avanti, nelle strade, in ogni situazione, ben pochi pensano che la sovranità appartenga davvero al popolo. Così come ben pochi pensano che la politica sia ancora uno strumento potenzialmente utile per cambiare la vita delle persone. Così come pochi credono, quando si dice apriamo un percorso di partecipazione, che quella partecipazione sia effettiva e non puramente estetica della partecipazione. Noi o ripartiamo nella battaglia anche sul referendum, anche sulla costruzione di reti, di percorsi comuni, dal tema del fatto che esiste un profondo disgusto nei confronti della politica, profondo disgusto nei confronti della partecipazione popolare, che un italiano su due e di più non va più a votare e quelli che vanno a votare comunque credono che sia poco utile. Allora, lo dico perché nel resto d'Italia, al di là dell'appunto dell'entusiasmo che c'è sulla vicenda napoletana, nel resto d'Italia, e penso comunque anche a Napoli, bisogna fare i conti con questo dato, di realtà. E la battaglia sulla riforma costituzionale, sul no per il referendum costituzionale, o parte dall'uscire, dal far uscire quel dibattito fuori dalle stanze della difesa delle prerogative del Parlamento, fuori dalle stanze della difesa semplicemente sterile e staccata dalla vita reale delle persone, delle istituzioni, oppure non è un referendum che si può vincere. Si può vincere se parliamo di questione sociale, questione democratica, del perché fanno questa riforma, e chiudo. Il motivo per cui viene fatta questa riforma è per concentrare il potere nelle mani di pochi, per meglio poter fare gli interessi di pochi, e per applicare al meglio le politiche di austerità, e per meglio precarizzare il lavoro, e per meglio svendere i servizi pubblici, per meglio privatizzarli e così via. Allora, mettiamoci in campo nei prossimi mesi da subito su questa battaglia, che è una battaglia che può consentirci non di riconquistare una democrazia che oggi non c'è, e di difendere una democrazia che oggi non c'è, però di metterci in cammino sul riconquistare dei rapporti di forza che ci possano consentire di farlo, di fare dei passi avanti in quella direzione, di riconquistare spazi di democrazia e di libertà, con la consapevolezza del fatto che le città ribelli, che le esperienze che ci sono tutte importanti, ma nessuna è sufficiente rispetto al fatto che nel momento in cui ti tagliano 19 miliardi con il patto di stabilità, nel momento in cui ti tagliano 12 miliardi con i trasferimenti erariali che vengono a mancare, le città ribelli rischiano di essere città di resistenza all'austerity, mentre la cappa dell'austerity rischia di soffocarci tutti e di soffocare gli spazi di alternativa. Ci serve quindi una grande battaglia per riconquistare la democrazia, sapendo che riconquistare la democrazia vuol dire soprattutto riconquistare dignità, diritti e migliori condizioni di vita. Grazie Claudio. Giulietto Chiesa voleva dire due parole. Okay. Siamo 500 persone. 500 persone. Scusatemi, purtroppo non possiamo parlare soltanto perché sia un nome. Giulietto parla spesso in televisione, qua sono tante persone che hanno lo stesso diritto di esprimersi. Mi dispiace. Io sono tanti gli interventi utili in questa serata. Io devo chiudere chiedendo a Yannis e Luigi di darci qualche parola finale. Mi devo scusare con tutte le persone, fra cui Giulietto Chiesa e tante altre e tanti altri che avevano la mano alzata e che io non sono riuscito a far intervenire. Purtroppo abbiamo dei limiti di tempo. Scusate a tutte quante. Vabbè, il clan di Giulietto Chiesa, poi dopo ci possiamo sentire. Io siamo giornalisti, vergognati. Allora, scusate nuovamente a tutte le persone che non sono riuscito a far intervenire in questi 20 minuti a disposizione. Io vorrei chiedervi una parola conclusiva, e la domanda è: che cosa succede adesso? Che fare adesso? Se le cose vanno così come le immaginiamo a livello europeo, a livello napoletano, che cosa è diverso
fra un anno in questo continente, in questo paese e in questa città. Se lavoriamo come dobbiamo lavorare, che cosa sarà cambiato nel luglio del 2017? You're quite right, I do talk a lot, especially in television. Io parlo molto, specialmente in televisione. Look, guardate, è molto semplice. Bankers, i banchieri, consolidate their power. Consolidano il loro potere. 24 hours a day. 24 ore al giorno. Politics. La politica. Cannot do it once every four years. Non può farlo se uno una volta ogni 4 anni. Politics is what must develop a capacity. La politica è quello che deve sviluppare la capacità. Through participation like tonight. Attraverso la partecipazione come stasera. To operate also 24 hours a day. Di operare anch'essa 24 ore al giorno. So where are we going to be in next year? So dove saremo il prossimo anno? I have no idea. It depends on all of us. Dipende da tutti noi. It's not up to Lorenzo. To Luigi, to Yanis. Non dipende da Lorenzo, non dipende da Luigi, non dipende da Yanis. It depends on the capacity to do. Dipende dalla capacità di fare. What Nuit Debout in Paris are doing, since you asked, lady. Come Nuit Debout sta facendo in Francia, come ha chiesto lei. What the Indignados did. Come gli Indignados fanno in Spagna. What we did in Athens, in Syntagma Square. Quello che noi abbiamo fatto in Atene. None of these victories are secure. Nessuna di queste vittorie è sicura. A year ago. Un anno fa. 62% in Greece. Il 62% in Grecia. Said no. Ha detto no. The same government. Lo stesso governo. That came out of the Indignados of Athens. Che è uscito dal movimento degli Indignados in Atene. Surrendered on that night. Si è arreso quella notte. So there are no guarantees. Quindi non ci sono garanzie. It's up to each one of us. Dipende da ognuno di noi. To counter the financial sector's 24 hours operation to consolidate power against the demons. Di contrastare la spinta finanziaria against the demons. Contro il popolo, il demos. Memory. None of us. Nessuno di noi. Must feel great about what we're doing. Must feel great about what si we're deve doing. Sentire bene per quello che stiamo facendo. It's only the very beginning. È solo l'inizio. Even when there are 500,000 people in Rome. Anche quando ci sono 500,000 persone in Roma. It's only the beginning. È solo l'inizio. We must not fall in love with ourselves. Non dobbiamo innamorarci di noi stessi. But we must not be disheartened either. Ma non ci dobbiamo neanche lasciar perdere d'animo. It will take a long time. Ci vorrà un lungo periodo. But it is going to be great fun to confront the establishment every day, 24 hours a day. Allora, anche io sarò rapido. L'hanno detto anche prima, insomma, le esperienze napoletane che sono intervenute. Quello che è accaduto in questi mesi è qualcosa veramente di significativo, perché si è agito dal territorio prima anche che arrivassero le istituzioni. Cioè, qua vedo anche altre esperienze, vi faccio un esempio. L'acqua pubblica, noi forse l'avremmo fatto lo stesso, ma se non ci fossero stati i comitati napoletani che hanno fatto la pressione politica dal basso, i tempi sarebbero stati più lunghi. A Bagnoli, la delibera del Consiglio Comunale sulla spiaggia pubblica, se non ci fossero stati i comitati di Bagnoli, sarebbe stato più complicato. E così potrei continuare ancora con altri esempi. Le discariche, guardatevi in giro. Ci sono sindaci che hanno fatto campagne elettorali sul no agli inceneritori e alle discariche, ma dopo che hanno governato per 5 anni, gli inceneritori e le discariche stanno ancora in quelle città, e nella città di Napoli noi non le abbiamo realizzate.
I ragazzi prima dell'ex OPG non hanno raccontato una cosa che a noi a Napoli ha emozionato in questa campagna elettorale. La campagna elettorale a Napoli è stata complicata. Fuori ai seggi c'era teppaglia camorristica che girava per la compravendita dei voti. E questi ragazzi andavano con una maglietta, chiaramente non a dire voto a Luigi De Magistris, andavano per consentire ai napoletani residenti a Napoli, alle persone residenti a Napoli, di votare liberamente per Gianni Lettieri o Luigi De Magistris. Si sono messi una maglietta, controllo popolare, antimafia sociale. Sono stati identificati. Allora io, tu prima parlavi di concorso morale. Io il giorno della vittoria ho fatto entrare tutti a Palazzo San Giacomo e mi sono messa la maglietta, controllo popolare, antimafia sociale, di fatti. Se bisogna incriminare qualcuno, si incrimina tutti. Tanto io un procedimento in più, uno in meno. Quando facevo il magistrato, pensate un po', ne avevo 100. Sono stato il magistrato più interrogato da tutti i parlamentari di tutti i tali. Poi ti voglio tranquillizzare, quelli che ti chiamano, scusami un attimo, di a Gigino che non si deve cagare solo, cioè Gigino tiene mille difetti, lo sapete, ma uno difetto non tiene, che non tiene paura. È chiaro che noi dobbiamo evitare, per evitare l'isolamento, di fare quello che avete detto voi, che noi siamo come l'immagine del quarto stato. Anzi, oggi a Napoli, se del caso, Gigino può fare anche un passo indietro se si fa quello che noi abbiamo detto, perché chi si assume una responsabilità della prima linea, e la prima linea giorno dopo giorno diviene il popolo, questo rafforza tutti noi, rafforza voi e rafforza me. L'organizzazione è fondamentale, l'avete detto voi, e noi ci andremo sicuramente ad organizzare meglio per poter vincere ulteriori battaglie. Però dobbiamo fare anche un'altra cosa, perché noi in questi 5 anni abbiamo patito una informazione pessima sulla città di Napoli. Cioè, noi ci organizzeremo anche sulla comunicazione. Noi dobbiamo dimostrare che un paese è democratico non solo se la sovranità appartiene al popolo, se c'è una magistratura autonoma e indipendente e tante altre cose di cui si è parlato, ma dobbiamo avere anche l'articolo 21 della Costituzione che effettivamente viva, cioè che non ci siano più giornali che solo perché il sindaco di Napoli nel dicembre del 2013 fa un'ordinanza chi inquina paga su Bagnoli, e sapete, lo dico ai romani, chi aveva inquinato Bagnoli soprattutto, due soggetti, uno è la Fintech, una società per azioni, detenuta al 100% da Cassa Depositi e Prestiti, quindi dal governo della Repubblica Italiana. L'altro soggetto inquinante era Cementir, gruppo appartenente alla famiglia Caltagirone, proprietaria del Mattino di Napoli. Io ho fatto un'ordinanza nel 2013 ben consapevole che avrei avuto contro il governo e il principale giornale della città, e non ho fatto valutazioni di opportunismo, perché in quell'ordinanza sta scritto chi inquina paga, significa che chi ha inquinato deve risarcire, deve bonificare, deve rimuovere la colmata e deve restituire la spiaggia popolare a tutti. È stata una grande battaglia che abbiamo vinto, perché dopo 30 anni la municipalità Bagnoli Fuorigrotta non è più governata, come ha detto Iskra prima, dal Partito Democratico, ma da un signore, da un'assemblea popolare del territorio, e guardate un po', ha finanche vinto le elezioni. Quindi noi abbiamo anche la 10ª municipalità che è appunto espressione delle battaglie popolari. Voglio dire sul no al referendum. Il no al referendum, noi non solo abbiamo, vabbè, io personalmente ho firmato tutto quello che... Abbiamo fatto una cosa in più. Abbiamo fatto una delibera, perché noi ci siamo schierati su tutti i referendum. Ci siamo schierati sul Job Act, ci siamo schierati sulla buona scuola, ovviamente non a favore, ci siamo schierati sulle trivelle, e ci siamo schierati perché si vada a votare no, e perché si faccia una grande campagna sul referendum, perché è in atto il più pericoloso disegno autoritario che recentemente si è visto nel nostro paese: centralismo, autoritarismo, cancellazione dei contrappesi, rotture dei bilanciamenti dei poteri, soffocamenti delle autonomie locali, repressione del dissenso, stato di polizia, e questo non esiste. Quindi noi faremo una grande battaglia per la democrazia, per i diritti, per le libertà civili e per la difesa della Costituzione. Qualcuno in campagna elettorale mi ha rimproverato
perché ti sei schierato sul referendum? Ma è molto semplice, rispondo come disse una volta Piero Calamandrei: la difesa della Costituzione non appartiene ai parlamenti e ai governi, perché se ci affidassimo a loro ci stanno svuotando anno dopo anno. La difesa della Costituzione è qualcosa che deve appartenere a ogni abitante del nostro paese, della nostra Italia, quindi non è un diritto del sindaco esprimersi, è un dovere del sindaco di Napoli, se vede la Costituzione attentata, di schierarsi. Quindi noi siamo in questo anche, ci siamo schierati. Voglio chiudere su questo. Come fare? Allora, io sinteticamente vi voglio dire come abbiamo fatto, e non lo so nemmeno io fino in fondo, a non cedere in questi 5 anni alla nostra visione politica. Io ho ereditato Napoli 5 anni fa, che era una città in dissesto. Aveva 1,5 miliardi di debiti e 850 milioni di disavanzo. I creditori venivano pagati a 4 anni. La prima cosa che mi dissero quando mi insediai a Palazzo San Giacomo: rinuncia alla tua visione politica, privatizza tutti i servizi pubblici, licenzia i lavoratori, metti sul mercato il patrimonio immobiliare, insomma un disastro. Immaginatevi una persona eletta che entra a Palazzo San Giacomo pieno di entusiasmo e ti dicono che tu non puoi fare niente. Bene, come vi ho detto prima, Napoli non è diventata Berlino, e non vogliamo francamente che diventi Berlino, non è diventata come le Dolomiti, è una città che c'ha ancora la carta sporca, è una città complicata, vabbè, basta che venite. Però ve l'elenco per titoli: il patrimonio immobiliare il centrosinistra l'aveva affidato a un imprenditore che si chiamava Romeo, che aveva rapporti con la politica, e non solo con la politica, il patrimonio immobiliare abbiamo internalizzato. Abbiamo rotto il sistema delle ecomafie. 5 anni fa Napoli era sommersa di rifiuti, non aveva un turista ed era culturalmente depressa. Noi abbiamo rotto il sistema delle ecomafie, abbiamo rotto il sistema politica affari camorra, non ci sono più rifiuti per strada, abbiamo internalizzato il servizio dell'igiene urbana, abbiamo tolto tutti i subappalti, tutte le esternalizzazioni e tutto il sistema dell'emergenza. Più c'era emergenza, più affidavano i lavori in modo diretto, più violavano la legge, più creavano clientele, più rafforzavano le mafie. Non abbiamo privatizzato la scuola comunale, anzi, come vi ho detto prima, abbiamo esteso la scuola pubblica nella nostra città. Non abbiamo messo sul mercato l'azienda della mobilità, non abbiamo messo sul mercato i servizi pubblici, siamo l'unica città che ha fatto il referendum sull'acqua pubblica, finanche abbiamo fatto la lotta all'evasione, oggi i creditori si pagano in 90 giorni, è la città d'Italia, non so perché, evidentemente c'è una schizofrenia globale che non comprendo, più dove cresce il turismo, è la città d'Italia dove in questo momento c'è il maggior numero di turisti, c'è un'energia culturale finanche eccessiva, H24, che c'è il conflitto chiaramente tra residenti, energia vulcanica, insomma noi non abbiamo rinunciato alla nostra visione senza poter investire un euro, perché ci hanno tolto tutti, tutto, ci hanno tolto 700 milioni, non ci hanno dato un euro, non ci hanno consentito di fare nulla, ci hanno messo il patto di stabilità, città in predissesto, le città in predissesto non possono investire, insomma per farvela breve la domanda la faccio io a voi. Come abbiamo fatto a fare questa cosa? Cioè non lo so, nel senso che abbiamo puntato su una cosa sulla quale mai nessuno aveva puntato, che è il capitale umano, che nella vita conta più del capitale economico. E io il primo atto che feci, dico su questo, il primo atto che feci quando divenni sindaco e l'ultimo che ho fatto, andai dai lavoratori di Asia, che è l'azienda di igiene urbana. Quando Napoli era sommersa di rifiuti, quando io sono diventato sindaco, sono andato là e gli ho detto: qua voi in questo momento siete le persone più importanti della città, perché se ci aiutiamo col capitale umano che si organizza, con le motivazioni che ognuno di noi cerca dentro di sé e le mettiamo al servizio della città, il capitale umano diventa anche capitale economico, le emozioni diventano passione, la passione diventa energia, l'energia diventa amore, l'amore diventa rivoluzione, insomma noi abbiamo fatto la rivoluzione senza un euro, senza rinunciare alle nostre idee, difendendo la Costituzione, tenendo fuori il sistema, buttando fuori i commissariamenti, e anche da sindaco di strada, quando non potevo manco firmare le delibere hanno camminato anche senza il sindaco, perché era il popolo che le ha fatte camminare. Guardate,
venite a Napoli, vivete Napoli, rendetevi conto di quello che sta accadendo a Napoli, portiamo la rivoluzione in ogni posto, liberiamo tutti i vicoli, aiutiamo chi viene sgomberato affinché lo sgombero non ci possa essere più, perché se qualcuno si prende cura di un rifugiato, se qualcuno si prende cura di un migrante, se qualcuno apre il cuore a chi soffre, non deve essere sgomberato, deve essere sostenuto. Da Napoli quello che possiamo fare, noi ci siamo con i nostri limiti, con la nostra forza, con il nostro coraggio, pur senza voce, dalla circostanza, qua, arriva pure la voce. Grazie Luigi, grazie davvero. Grazie Luigi, grazie Yanis, grazie a tutte e tutti. Ritorniamo e chiudiamo sul serio da dove eravamo partiti, da Via Cuba, dove c'è una tendopoli nel 2016, perché una città come Roma non ha il posto, nonostante i palazzi vuoti, le caserme vuote, per fare dormire qualche decina o qualche centinaia di migranti in transito. E ringraziamo tutti, vi invitiamo a continuare a sostenere Baobab, Via Cuba. Da parte delle donne e degli uomini di Via Cuba abbiamo un omaggio per Luigi, per Yanis e per Lorenzo, sono delle foto fatte in questi mesi dai nostri ospiti. Io davvero vi ringrazio. Non so, domani c'è un incontro in prefettura tra prefetto, questura, regione e comune per capire se si trova un posto per i migranti e le migranti del Baobab. Di una cosa possiamo assicurarvi, che fino all'ultimo migrante a noi ci troverete qua. Grazie. Divertimento, per il volontario del Trabic, ogni giorno 24 ore al giorno.